Buongiorno Daniele. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, amici, buongiorno. Bene, molto bene. Ma sei in Turchia? Sì, sono in Turchia per la partita della tristezza. È vero che non conta proprio niente, giusto? Ma credo che ci siano dei piccoli coefficienti. Per il ranking conta. E anche per i sorteggi appunto del prossimo europeo, visto che il mondiale non ci saremo. E poi ci sono anche degli impegni economici, per cui comunque... Certamente, ci sarebbero state delle penali, no, da pagare. Ok, e quindi non esiste al mondo, è una roba che ci ha detto un nostro ascoltatore, secondo me sbagliando, non c'è nessuna possibilità che metti, se una squadra si ritira, non capisco per quale motivo dovrebbe ritirarsi, entriamo in ballo noi perché abbiamo il ranking più alto, no. Io direi che dobbiamo onorare questo impegno. Ok, perfetto, va bene. Senti, tante piccole polemiche intorno a questa eliminazione, a questa sconfitta, no, grandi, piccole, medie, insomma. Ce n'è una, per esempio, che riguarda anche quelli che sono tornati a casa, che è un po' un'abitudine dei calciatori italiani, no? Raffreddore, torni a casa, lasci la nazionale. Qualcuno dice, Mancini, eravamo già d'accordo che potesse tornare indietro. Lo so che è retorica, ma non era più bello, non sarebbe stato più bello se fossero comunque rimasti tutti lì? No, non è retorica, è giustizia, parli di una cosa giusta tu, quindi sarebbe io condivido, stato bello, no? ovviamente non entro proprio nei casi singoli perché non li so nello specifico, giusto. Chi stava poco bene, chi aveva dei problemi, chi non si sentiva più, cioè, e gli accordi soprattutto con l'allenatore, però sento di dire questo, sento di dire che il signor Bonucci, il signor Chiellini ci sono e domenica c'è Juve-Inter. Per dire. Giusto per dire. Ecco, insomma. È da questi particolari giocherà, che si giudica un giocatore. Bonucci non credo giocherà stasera, ma c'è. Certo. Tutto qui, raga, è così. Senti, dove li trovi, diciamo, i motivi di questa ennesima eliminazione? Insomma, una squadra che non segna un gol da quattro partite. Davvero, proprio secondo me l'aspetto poi va lì, sul fatto di essere poco ispirati, poco creativi, non abbiamo avuto la capacità, la lucidità di capitalizzare comunque quello che abbiamo fatto a livello di gioco, perché noi ovviamente non posso parlare del gioco con la Macedonia, ci mancherebbe anche che non eravamo superiori alla Macedonia con il gioco, però lo siamo stati anche tante volte quest'estate, no? Perché poi noi veniamo da una grande gloria, e invece siamo stati costantemente abbastanza appannati, ripeto... E dov'è il motivo di tutto questo, Daniele? Probabilmente quando... Dopo questa grande vittoria, alla ripresa, diciamo, dell'ostilità, quando a settembre abbiamo cominciato a giocare contro la Bulgaria, non siamo stati capaci di invertire un trend negativo, e pur questi giocatori andando abbastanza bene in campionato, io penso a Immobile e anche a Berardi. No, Berardi soprattutto, certo. Sì. Berardi a porta vuota, non gli è partito il tiro, col Sassuolo tira sempre bene, sempre bene. E questa spirale negativa ci ha dato il peso della pressione. Cioè, non può essere che, Daniele, di essere noi stessi. Certo, non può essere che, proprio sull'esempio di Berardi, no? Uno dice, ma è il campionato di Serie A che ha un livello tecnico basso, quindi poi quando vai a giocare in nazionale che il livello tecnico si alza. Questo mi pare che non stia in piedi, perché poi se tu sei davanti alla porta, tiri e in campionato fai gol e quando e poi stai non con, giochi la nazionale... con la Spagna, giochi, e non con, la giochi con la Spagna, giochi con la Macedonia, cioè, allora dove sta il motivo? No, e nemmeno nel fatto che avevamo tanti assenti, perché qualcheduno forte, anzi ne avevamo di forti assenti, nel senso la coppia centrale, Chiesa, no? Sono giocatori fondamentali, però 7-11 ha vinto questo europeo. Ma sì, quindi dovevano bastare. Non tiene, diciamo che quella magia di quel mese è finita e siamo stati molto più... diciamo così, modesti di quello che in realtà siamo, certo. Io l'ho visto il tuo post, Linus, è stato molto crudele, spietato, perché non c'è indulgenza alcuna, però non siamo nemmeno così mediocri, questo va detto. Non lo so, ci sono alcuni giocatori ragazzi, che mi sembrano... Jorginho, però Verratti, ci sono quattro, Verratti, Jorginho, Donnarumma, sono calciatori che giocano nelle migliori squadre. No, chiaramente non vale per tutti, non si può fare di tutta l'erba. Beh, questi tre, hai preso proprio i tre, no? Che giocano nei campionati esteri, che insomma... Certo.
i nostri fiori. No, però non voglio stare. È stato Scarpa d'Oro. Cioè, Immobile è in campionato, cioè, in campionato è strepitoso. In nazionale è, mi viene da dire, quasi irritante, no? Da quanti gol sbaglia. So. Senti, Mancini deve rimanere, secondo me, sì. Sono d'accordo con te pienamente. Guarda, se lui rimanesse, ci farebbe un regalo. Io ve lo dico, perché Mancini, quello che ha fatto quest'estate è stato riconosciuto dal mondo, sì. E il mondo lo cerca, eh? Sì. Il mondo, le varie squadre importantissime del mondo lo cerca e sarebbe pronto ad accoglierlo. Se lui rimanesse, ci farebbe un regalo, perché andrebbe avanti su quel solco che ha creato e su quell'idea che ha instaurato. Io credo anche in tutto questo, adesso faccio veramente l'uomo della strada, un po' di sfiga c'è stata, eh? No, secondo me questo non possiamo permetterci di usare questo termine, okay. Hai fatto bene usarlo tu, sai perché? Perché cadono tutte le scusanti se non batti la Macedonia, l'Irlanda del Nord, eccetera. Però i due rigori sono andati alti, li abbiamo visti, c'è uno alto, uno parato. Sì. Qualcosa è storto veramente tutti insieme. Sì, diciamo che abbiamo avuto un pizzico di culo nel vincere gli europei e un pizzico di sfiga nell'uscire. Ce l'ha fatta pagare, pagare. Secondo me un pizzico di culo con tanto merito e un po' di sfiga con tanto demerito. Va bene, buon lavoro Daniele. Vabbè, adesso prepariamoci alla parte finale del campionato, questa Via Crucis che arriverà con lo scudetto del Milan. Io stamattina mi sono svegliato, ho realizzato che stiamo andando verso lo scudetto del Milan e mi si è stretto lo stomaco. Ciao Daniele, grazie, buon lavoro, grazie ancora. Ciao. DJ Chiama Italia.